Salve a tutti, sono un gamer e bentornati su Spore, che questa volta ha richiesto solo 3 ore e mezza per essere recato e più o meno 15 crash, a volte mi è crashato addirittura l'intero computer, mamma mia che casini. Allora, sono riuscito a risolvere un paio di bug, prima di tutto il mouse è tornato e soprattutto non c'ho più quegli errori grafici che mi costringevano a bloccare le inquadrature. Come lato negativo vedrete praticamente la barretta quassù e la parte sotto dello schermo è leggermente tagliata. Ragazzi, però adesso il gioco a parte i crash funziona. Allora, preparatevi perché quest'oggi abbiamo un episodio veramente interessante, con tanto di meteore, alieni, ci si addomestica addirittura una creatura canaglia che sono quelle iper resistenti con tanto HP, anche belle forti, ci trasferiamo, succede un po' di tutto, quindi mi raccomando, guardate l'episodio fino alla fine. Buona visione! Allora, sembra che i nostri vicini stiano passando veramente un pessimo quarto d'ora da quando quel cavolo di mostro epico gli sta letteralmente distruggendo il nido. Sì, ma non portatelo verso di me, ragazzi! Ragazzi, andate da un'altra parte! Oh, no, non cominciamo bene l'episodio. Salve signore, ne possiamo parlare? Dimmi che non punta a noi. Guarda che fetenti. Tizio, spostati da lì. Tizio, spostati da lì che t'attacca. Signore, c'è anche un pisello. Vabbè, ci siamo capiti. Salve, come va? Tutto bene? Vuole un ovetto? Vuole che le facciamo una frittata, signore? La prego, non ci devasti il nido. E il canale, volevo dire. Se ne va, ha detto che siamo troppo brutti. Lei, mia moglie che canta, in effetti. Allora, prima di partire alla conquista di YouTubus, dobbiamo renderci un attimino più attraenti. E voglio dire, c'è un bel po' di lavoro da fare, ma vabbè, dettagli. Per adesso abbiamo solo 74 punti di DNA, in effetti non sono molti. Allora, vediamo se c'è qualche femmina consenziente. Se no, casomai la tramortiamo con una badilata in testa e facciamo quello che dobbiamo fare. Buongiorno, salve, no, abbiamo trovato una vittima. Allora, per adesso la nostra abilità di canto è quella più alta, che è a 4. Però il nostro fascino è solamente a 2. E guardandoci, voglio dire, non mi stupisco. Vediamo un po' se possiamo migliorare qualche caratteristica. Allora, abbiamo il primavio, che costa 75. Ci butterebbe sul fascino a 3. Ma no, abbiamo solo 74 punti. Però, aspetta un secondo. Se togliamo le nostre antennine, ci ripiliamo 25 punti e in teoria possiamo mettere sto coso. Cos'è? Una coda di maiale, sembra una coda di maiale. Oh, sto per fare una cosa brutta, sto per fare una cosa veramente tanto tanto brutta. Vediamo un po' cosa viene fuori. E vediamo di farli magari un pochettino più grandi. Ma sono corna o qualcosa fatto in pelle? Purtroppo non ho altri punti di DNA. Ve lo prometto, appena sblocchiamo il Cotton Pong che ci porta al fascino a livello 4, gli tolgo sto obbrobrio. Ma perché? Ma perché sono così crudele col povero Thelonious? Perfetto, ora che siamo tutti molto più fashion, vediamo se riusciamo a convincere i nostri colleghi a venire con noi. In teoria basta che ci avviciniamo e proviamo a comunicare con loro. È la stessa cosa che facciamo effettivamente quando convinciamo le altre specie e... sembra che sia convinto, ok, vuole fare una collaborazione, guardalo quanto è felice. Eh beh, sono tutti felici di collaborare col Delon Gamer. Anzi no, scusate, il Thelonious, non si chiamava ancora Delon Gamer. Ciao, hai aggiunto al tuo gruppo una nuova creatura. Caccia, canta o balla con Billy Ballo per i prati. Dai l'esempio e gli altri ti seguiranno. Ah, quindi faranno le stesse cose che faccio io? Mi par giusto. Quindi signore, guardi che non è Michael Jackson, Ma santo cielo, ok. Perfetto, convinciamo anche il nostro collega. E in teoria dovremmo aver riempito tutti gli slot qua sotto. Quando miglioreremo la grandezza del nostro cervello, dovremmo poter in teoria portare via con noi un pochettino più di persone. Ah, proviamo effettivamente a convincere qualcuno, ma soprattutto allontaniamoci da quella creatura che si sta pappando tutti i nostri poveri vicini. I minotauri, vi ricordate? Li avevamo incontrati lo scorso episodio, ma non sapevamo dove fosse il loro nido. Sono una specie di livello 3. Allora, evitiamo di convincere l'alfa e partiamo da un minotauro di livello normale. Però ha tante barrette in effetti. Allora, questa è la posa classica, va bene. Perfetto. Ok, siamo uguali. No, siamo anche di livello maggiore addirittura. Perfetto. Se riusciamo ad arrivare a metà è praticamente fatta. Siamo a metà. Perfetto, col prossimo gesto loro, in teoria, dovremmo aver convinto il secondo membro. Ottimo, non mi resta che convincerne anche un terzo. E il gioco sarà praticamente fatto. A sti minotauri piace mettersi in posa, come potete vedere. A posto, ultima posa. Col canto. Guardi che io sono canto livello 4. Perfetto. Li abbiamo convinti e ci hanno dato un bel po' di punti DNA. Siamo a 92. Questi sembrano essere anche una specie decisamente molto forte. Quindi quanto prima li uniremo al nostro gruppo. Olè. Allora, vediamo se abbiamo qualche altro vicino pacifico. Questi sono i pecoroni. Beh, dovrebbero essere abbastanza semplici, no? Veniamo in pace, signore. No, no, hanno tante barrette anche loro, in effetti. Stanno arrivando anche i colleghi. No, non sono convinti, sono fuggiti. Ma come? Che succede, signore? Parliamone. Aspetta, sembrano terrorizzati da qualcosa. Sono scappati tutti. Ma come? Non fate le pecore, venite qua. Parliamone, sono una persona simpatica. Cosa succede? Oh, è caduta una meteora. Vabbè.
Stanno cadendo meteore dovunque! Stanno cadendo meteore dovunque! Ragazzi, fuga! Attivate lo scatto! Ecco perché sono fuggiti! Non c'entravo io! Una pioggia di meteore da dove? Guarda quante! Ok, sembra che non piovano letteralmente dovunque. Evitiamo di farci colpire, ragazzi. Sono piccoline per nota fortuna, ok. Che colpo mi sono preso? Ciao, signor Pecorone, volemo se bene, si iscriva al nostro canale. Oh, oh, è arrivato un signore cazzoso. Ma no, mi è arrivato un signore cazzoso da dove? Va di canto della sirena. Va di canto della sirena, ma mi ha ucciso un collega. Ma da dove spunti tu, Logran? Ok, si dovrebbero essere placati tutti. Ma è morto malissimo, ma il povero Giorgio. Ok, scusi, mi faccia tornare dai miei amici pecoroni. Maledetto rompiscatole. Allora, questi sembra che vogliono tendenzialmente la posa. Ma basta, ciccio! Ma non ti si sopporta più. Guarda, lo attacco anch'io a sto punto. Vediamo un po', non posso fare troppi danni. Ma forse in due riusciamo a farlo fuori. Che cocchio, sono stato buono e tranquillo fino adesso. Però mo basta veramente però. È che non gli stiamo facendo troppi danni. Vai ciccio. Porco cane, ha colpito pesantemente il mio collega. Sto tizio legna più forte del previsto. Però ci va giù ciccio. Non farti ammazzare. Non farti ammazzare. Mancano pochi colpi. Oh, me l'ha ucciso. Oh, maledetto. E mi ha sbloccato anche un nuovo pezzo, l'anfimano, che da posa 4. Non male. Signori, datemi un secondo che torno con qualche mio collega. Ma mi hanno squartato tutti. Per mia fortuna, quando torniamo al nido, potete vedere che ripristiniamo tutta la salute. Però, dove sono finiti tutti? Mi si sono estinti i parenti. Ma porca di quelli per porca. Perfetto, allora, visto che abbiamo sbloccato le nuovissime mani che ci migliorerebbero la posa, che la stanno utilizzando in molti, direi quindi di spendere i suddetti punti di Nea quantomeno per migliorare intanto una delle caratteristiche. Dovrò tenermi sti cavolo di specie di corni, ma almeno la posa è migliorata abbastanza. Perfetto, il fascino poi lo buttiamo su con i prossimi punti. Ottimo. E così facendo potete vedere che sono anche respawnati tutti i miei colleghi. Ok, torna a rifare tutto il gruppo adesso. Oh mio Dio, ho trovato delle specie di draghetti. Guardali. Sembrano effettivamente pacifici. Vediamo un po' se riusciamo a convincerli, sono veramente tanto carini. Ok, si stanno alleando, però almeno non ci attaccano. Oh, ok, si va di canto che non è un problema, la nostra abilità è altissima. E vabbè, il primo colpo li abbiamo one-shottati con il nostro fascino. Perfetto, loro volano. Se ci sbloccassero le loro ali sarebbe fantastico in effetti. Peraltro ragliano come gli asini sti cosi. Ma vabbè dettagli. Signore, si unisca al nostro gruppo. Ok, la posa l'abbiamo migliorata. E vabbè, guardate la nostra posa rispetto a loro, qualcosa di incredibile. Ok, mi manca giusto l'ultimo esemplare. Non ho trovato neanche un alfa per adesso. Oh, oh, vedo cose grandi laggiù. Ho trovato un tirannosauro. Cos'è quella roba? Ok, speriamo che non si avvicini. Sì, vabbè, ma sto quartiere è veramente malfamato, eh. Perfetto, intanto abbiamo conquistato anche questa specie. Siamo a 114 punti di DNA. Datemi un secondo che volevo andare a dare un'occhiata a quella pericolosa creatura laggiù. Cos'è? Oh, ci stanno sgattarrando! Come non detto, ci stanno sgattarrando altre specie. Ragazzi, fuga. Ragazzi, fuga, mettete il turbo. Mettete il turbo, santo cielo, via di qua. Ma porco cane. Perfetto, in teoria ora dovremmo essere anche abbastanza fighi da convincere forse anche le giraffe. Vi ricordate, nello scorso episodio abbiamo fallito miseramente. Oh, oh, no. Aspetta, vado canto della sirena. Canto della sirena, perché sennò questi ci smangiucchiano. Maledetti rompiscatole. Forse possiamo provare a convincere loro. Secondo me ci attaccano comunque. Sono delle specie di mini dinosauri in effetti. Dobbiamo essere veloci però. Ok, di canto siamo veloci, non è un problema. Guarda che roba. Ok, a posto. Forse non ci attaccano. Ok, andiamo direttamente subito dal collega. E le giraffe casomai dopo. Di notte escono tutti e cominciano effettivamente ad attaccare gli erbivori. Ok, questo vuole una posa semplice. A quanto pare sono una specie nettamente inferiore rispetto a noi. Ok, due ne abbiamo convinti. Il problema è che non so dove sia il loro nido. Ok, ho trovato il nido di Chompy. Perfetto, allora proviamo ad impressionare anche quest'ultimo. Ed è praticamente fatta. Oddio, ce n'è qualcuno un attimino laggiù aggressivo. Devo darmi una mossa. Il ballo? La mia abilità di ballo è un po' bassina in effetti. Potrebbe essere un problema, in effetti non ce l'abbiamo fatta. Dai, andiamo di canto. Posa ce l'ho buona. Guarda che roba, non basta. Incredibile. Il canto, canto è fatta e ce li siamo conquistati. Oh mio Dio, il mio cervello è aumentato. Ce l'abbiamo fatta, yay. Altri 4 neuroni per il DeLong Gamer. Oh mio Dio. Forse riesco anche a imparare a pulirmi il sederino dopo che ho fatto la cacca, perché fino adesso non lo sapevo fare. Ecco perché la gente mi guardava male quando passavo. Wow, tutto quel DNA ti è dato alla testa. Con un cervello così grande ora puoi aggiungere una terza creatura al gruppo. Meno male, perché avete visto, stavolta è stato molto difficile riuscire ad impressionare queste creature. Vediamo se troviamo qualche parte interessante. Una palla morte.
Oh, cos'è sta cosa? Cosa sono sti cosi, no? Che non ci attaccano? Mentre invece in quest'altra pila abbiamo trovato il maiaciccione. Vabbè, è qualcosa abbastanza semplice che aumenta la velocità. Ci sono dei cicci aggressivi. Evitiamo di farli arrabbiare ed allontaniamoci molto rapidamente. Oh mio Dio, questo era il nido delle giraffe alfa. Prima si sono evolute, vi ricordate che c'erano quelle specie di bozzi alieni? Mi avete detto che servono ad evolversi. E sono diventati degli onga. Oh no, però là dietro stanno litigando. Vabbè, evitiamo di finire in mezzo al conflitto. Mi servono ancora un pochettino di punti di DNA. Ne abbiamo ben 209, che non è niente male. Vediamo un po' se riusciamo a convincere. Canto è fatta. Oddio. Oddio, nonostante la nostra abilità, questi sono difficili da convincere. No, col ballo non ce la faremo mai. Devo prendere lezioni, come potete vedere. Ai. Se andiamo di canto, forse ci salviamo, eh. Oh no, si fa di pose così. No, non ci basta. Ci serve probabilmente il quarto membro della squadra per poterli convincere. Mancava veramente pochissimo. Perfetto, allora, vediamo quindi di tornare al nostro nido. C'è già una femmina che mi desidera tantissimo, perché ha visto quanti iscritti si sono aggiunti al canale. Ottimo. Quindi, in teoria, guarda roba che abbiamo sbloccato, peraltro. Possiamo rimuovere sti obrobri dalla nostra testa. Ecco qua. E finalmente possiamo migliorare il nostro fascino con il cotton pong. Proviamo a metterlo in testa, vediamo un po'. Santo cielo, già ero poco etero prima, adesso lo sono pure di meno. Ingrandiamolo, non è migliorata. Sembra una cheerleader sfigata, ma vabbè, dettagli. Purtroppo per adesso non penso abbiamo nuove parti. Oddio, abbiamo i piedi a quattro dita. Però ci serve un pochettino più di DNA e ci butteranno su il ballo a livello 4, che è la caratteristica che per adesso è l'unica a livello 3, e ci aumenterebbe lo scatto e la velocità. Ok, allora andiamo a procurarci un pochettino di DNA, così possiamo migliorare anche quella nostra parte del corpo. Stiamo procedendo bene, non è male. Oh no, non un'altra migrazione, ragazzi. Non adesso, dai. Secondo me se ne stanno andando. Ci avete imbruttiti con il vostro DNA. Addio. E nostra madre, come al solito, che non capisce nulla, fa ciao ciao. Gli hanno detto, tranquilla, andiamo a prendere le sigarette. Lei, sì, sicuramente ritornerete. Ma all'ultimo, il Telon Gamer. Ecco, quanti sono nati nello stesso momento? Di solito si schiude un uovo. Adesso se ne sono schiusi tre nello stesso momento. Ah, perché il nido è più grande. Non male. La tua specie sta migrando verso un nuovo nido. Segui gli altri per trovare un nuovo partner e una nuova casa. Sì, ma santo cielo, dai. Avevo appena conosciuto i nostri vicini. Ce ne sono alcuni veramente pericolosi. Ok, quindi adesso dobbiamo di nuovo seguire la mappa qua giù e raggiungere il nuovo nido. Ma 5 secondi di pace. Oh mio Dio, c'è una creatura canaglia. Mi avete detto nei commenti che se ne trovavo una avrei dovuto provare ad addomesticarla. Allora, usiamo innanzitutto il canto della sirena. Vediamo se funziona. Di solito ci semplifica l'addomesticamento, diciamo così. E ora proviamo a convincerlo. Non sarà facile in effetti, eh. Vediamo un po'. Sempre il ballo, sempre il ballo che io... Oddio, non faccio così schifo. Non faccio... Oh mio Dio, l'abbiamo praticamente convinto. Perfetto, ora la danza così e... L'abbiamo convinto, incredibile! Incredibile, ci ha dato anche un bel po' di punti DNA, un centone. Oh, da dove? Da dove? E lei chi è? Buongiorno, oh gran alfa. Vado a litigare con la canaglia che c'ha più punti vita di noi. Visto che abbiamo un nuovo posto qua sotto, in teoria, ora possiamo parlare con lui e tentare di convincerlo a venire con noi. Vediamo un po' se ce la facciamo. Ed è fatta! Perfetto! Quindi abbiamo una creatura così potente che ci potrà eventualmente difendere dagli attacchi degli altri. No, vabbè. Fantastico, sì, sì. Perfetto, ce l'abbiamo convinto. Allora, vediamo quindi di raggiungere il nostro nido. Peraltro, mio Dio, sono scese anche le tenebre. Abbastanza inquietanti. Oh, sembra che qualcuno ci abbia attaccato, maledetti. Sì, ciao. Guarda, abbiamo reclutato il nuovo tizio giusto in tempo. Guarda che macello. Vabbè, l'ha trucidato alla velocità della luce. E guardate che spettacolo, in questa nuova zona ci sono un bel po' di pezzi che possiamo vedere di aggiungere alla nostra collezione. Abbiamo delle nuove ali che ci danno planata 4. Bello. Più dita che... Oh mio Dio, scatto 4, ballo 5, velocità 5. No, vabbè, richiederà tipo 250 punti DNA. Aspetta. Una nuova componente estetica che ci dà 5 di fascino. E qui abbiamo ottenuto una nuova proboscide per erbivori che ci dà per adesso 4 di canto, ma soprattutto ci migliora le abilità di danno. No, porco cane, altri che ci attaccano. Vediamo di fuggire. Vediamo di fuggire molto rapidamente e di arrivare quanto prima al nostro nido, così possiamo salvare. Ah, era proprio dietro l'angolo, non abbiamo dovuto fare neanche troppa strada. Perfetto, e ci dovrebbero anche ricompensare con qualche punto DNA. Quanto siamo brutti, ragazzuoli, ma vabbè, dettagli. L'ultima volta che ci siamo spostati abbiamo anche levelappato il nostro nido. Ok, tanto serio. Perfetto. Il che vuol dire che avremo sempre più membri ogni volta che torneremo qua.
Oh, che faticaccia però la vita. 50 punti di DNA, siamo praticamente a 300. Ok, e siamo riusciti anche a curarci tutti, come potete vedere. Meno male, però nuova zona. Vorrà dire probabilmente anche nuovi porchi per il povero Delon Gamer. Anzi, Telonio, scusate. Vediamo un po', guarda, c'è gente letteralmente dovunque. Abbiamo trovato delle ali che ci danno planata 5. Oh, 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 perché c'è un'astronave? Da dove arriva quell'astronave? Che sta facendo? Oh mio Dio, ci sono anche gli alieni che rapiscono le creature. Cosa? Ma è tipo l'Enterprise, ma mi prendi in giro? Facciamo finta di nulla che è meglio. Nel frattempo vi faccio notare che la nostra barra della vita è aumentata parecchio. Signore, se ne può andare cortesemente? Vabbè, ignoriamoli ed in teoria prima o poi ci dovrebbero lasciar stare. Allora, da questa parte abbiamo un altro scheletro che ci dà un'altra bella bocca con canto 5. Vabbè, no, decisamente dobbiamo migliorare le nostre caratteristiche. Allora, vediamo un po' se c'è qualche buona donna. No, detto così suona male, che vuole fare pampini con il Delon Gamer. Guardate i parti che abbiamo sbloccato, ne abbiamo veramente un sacco. Allora, di sicuro possiamo buttare su il canto. Allora, togliamo questo brutto becco e possiamo mettere quindi le nuove tipologie di bocca. Guarda che roba! Praticamente adesso divento un cinghiale. Ci siamo evoluti tantissimo da una specie tipo uccelli a un cinghiale. Però così facendo dovremmo essere molto più potenti in caso ci dovessimo difendere. Però ci restano ancora 195 punti di DNA. Aspetta un secondo, allora togliamo ste palline dalla nostra testa e in teoria possiamo mettere il florbino. Aspetta un po', vediamo di metterlo in testa. Sono orribile. Cos'è sta roba? Provo a ingrandirlo, ma vabbè, dettagli. Avete presente i capelli dei bambini anni 50, quelli che hanno l'elica sopra? Sembra la stessa cosa. Oh mio Dio. Vabbè, lasciamo stare che è meglio. Forse posso migliorare anche le nostre ali. Allora, vediamo un po', quantomeno a livello 4. Vediamo un po' se cavo queste. Andiamo a 170 punti DNA. Me ne servono solo 150. Sono delle ali serissime. Un pochettino demoniache. Che voglio dire, proprio non sono molto adatte a questa creatura. Cosa abbiamo creato? Il piccolo Telonius è sempre più brutto, eh. Mamma mia, sta povera creatura. Ragazzi, siamo brutti forti. Ma tanto brutti. Ma vabbè, dettagli. Però in teoria, vediamo un po'. Possiamo svolazzare un attimino? Meglio che nulla. Probabilmente maggiore è il livello delle ali e più a lungo io potrò svolazzare in giro. Prima che dopo un po'. Finisce la stamina e quindi cadiamo a terra. Ottimo. Potremmo tentare di fare la conoscenza del nostro vicinato. Vediamo un po'. Qui abbiamo il Kikar. Sembra. Oddio. Mica è brutto. Tizio, io sono brutto. Ma te mi superi parecchio. Allora, vediamo se il nostro nuovo fascino. Vabbè. Guarda che lavoro. Potentissimo. L'abbiamo one-shottato di nuovo con il nostro fascino. Oddio, ci vuole essere più brutti di lui, eh. Ma vabbè, dettagli. Però, Ciccio, dove sono i tuoi simili? Mentre invece, in mezzo a queste pila di ossa, vediamo un po' se troviamo qualcosa di interessante. Una bocca da livello 4, ma vabbè, non ci serve. E questa è piccolina. E ci dà semplicemente... un ulteriore paio di braccia e gambe, qualora fossero necessarie. Abbiamo incontrato una specie decisamente molto aggressiva. Allora, usiamo il canto della sirena. Mica brutti! No, questi sono per tipo degli alien. Ok, vediamo se riusciamo a convincerli, soprattutto prima che ci attacchino. Quello ci attacca. Quello ci attacca tantissimo. Mio Dio, guarda quanto sono cessi. No, lo sapevo. No, ragazzi. Ragazzi, porchi quelli per porca. Ci shottano tantissimo. No, ce ne dobbiamo andare. Quel signore a quanto pare non ha subito il nostro fascino. Oh, che bello. I nostri bruttissimi vicini si sono riprodotti. Guarda quanti. Madonna, ragazzi. Siete tanto cessi e io vi sconsiglio di riprodurvi, ma vabbè, dettagli. Oh no, ma sempre con il ballo. Dai, vi ho detto che devo ancora prendere lezioni. Oddio, siamo andati decisamente meglio di loro. Io punterei tutto sul canto. Fatta tantissimo. Con la nuova bocca che abbiamo adesso siamo anche più bravi, ma soprattutto emettiamo suoni differenti. Perfetto. Proviamo con l'alfa. È rischioso, ma probabilmente ci darà anche più punti di DNA rispetto agli altri. A livello di ballo siamo praticamente uguali, come potete vedere. Però anche loro si danno forza, dato che sono in gruppo i furbacchioni. Incredibile, ce la facciamo. È stato veramente rischioso puntare sull'alfa, ma... 145 punti di DNA e mi ha dato il Balefante, che dà canto 5 e altre abilità di attacco. Perfetto. Peraltro ho notato adesso che i nostri punti vita sono scesi. Prima mi pare fossimo sui 47. Ah, è vero. Il becco che avevamo prima aveva 2 di salute. Aspetta che c'è la moglie che c'ha voglia, ne approfitto. Perché sennò quando chiedo io, dopo in cambio devo dare qualcosa. Perfetto. Quindi abbiamo un nuovo tipologia di muso che punta tutto sul morso.
invece che sulla carica. Oddio, la carica potrebbe essere non proprio la cosa più pratica da fare. Guarda, glielo cambio proprio giusto al volo. Sembra tipo un muso da ippopotamo. Ma vabbè, dettagli. Glielo possiamo accorciare un attimino? Ok, un po' meglio. Peraltro non ho messo neanche un paio di orecchie a sta povera creatura. Vediamo un po'. In effetti ci sono, ci costano 10 punti di DNA. Gliele possiamo mettere tipo qui. Oh, sembri un attimino più un essere vivente normale. Più o meno, non ci casiamo più di tanto. E se voglio aumentare un attimino la nostra vita, devo mettergli l'ossatura, che mi butterà quindi la salute a livello 2. Della serie meglio che niente. Gliela metto qua tipo capezzolo. Ma vabbè, dettagli. Oh, però la vita almeno è salita a 44. Non è che cambi più di tanto, voglio dire. Onestamente non so dire se stiamo diventando più belli o più brutti. Decisamente non più belli. Ciao creaturina strana. Ci vuoi attaccare? Non è giornata, tizio, non attaccare. Ma allora sei scemo, dai, siamo in 70.000. E ci muore malissimo, in effetti. Ok, decisamente i nostri rapporti non sono iniziati molto bene. Non ti do neanche l'amicizia su Facebook. Ma che bello, sembra che da questa parte sia comparsa un'altra creatura epica, che ha la testa sulla coda. Teniamoci a debita distanza, perché quella ci sciotta praticamente. Buono, da direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Siamo riusciti ad andare avanti tantissimo e praticamente ci manca pochissimo DNA per poter passare alla fase successiva. Ma ammetto, non mi dispiacerebbe esplorare un altro po' il nostro pianeta per cercare di conquistare quanti più punti DNA e parti possibili. Voglio dire, appena avremo finito di potenziarci, dovremmo essere a posto. Aspetta, aspetta che laggiù stanno litigando. Che lasciatemi stare, lasciatemi stare. Buono, dai, io direi che per questo episodio è tutto. Nel prossimo vedremo anche di migliorare questa bellissima creatura. È bella dentro, ve l'ho già detto. Lasciate un bel piacere che torna la serie. Candidati a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!